L'oroscopo segno per segno del secondo fine settimana di novembre 2018. Punto. Volete sapere quali sono le previsioni per tutti i segni zodiacali? Ecco a voi segno dopo segno l'oroscopo per le giornate di sabato 10 e domenica 11 novembre 2018. Ariete. Sarete molto impegnati perché avrete degni impegni da rispettare. I fine settimana, quindi, sarete frenetici per la conclusione di alcuni affari. Andrà meglio da domenica. Toro. In questi due giorni avrete la possibilità di fare delle scelte nette in campo lavorativo e amoroso. Molto probabilmente chiudere un rapporto, e potreste iniziarne un altro. Punto Gemelli. In questo weekend potreste avere delle delusioni per un risultato non raggiunto. A quanto pare l'impresa che vi eravate prefissato non è stata raggiunta. Quindi evitate di demoralizzarvi e datevi da fare. Cancro. Il fine settimana sarà molto impegnativo e potreste fare anche degli straordinari. Fra oggi e domani, però, fate attenzione alla persona amata, altrimenti potrebbe arrabbiarsi. Leone. In questi giorni avete fatto tanti errori sia in amore che sul lavoro, quindi potreste farne ancora nel weekend. Cercate di fare tesoro dei sbagli e maturate. Punto Vergine. Fra oggi e domani potrebbe aggirarsi una grande novità. Qualcosa che potrebbe rivoluzionarvi la vita in tutti i sensi. Se siete single state attenti alle nuove conoscenze. Ecco a voi gli altri sei segni dell'oroscopo. Punto Bilancia. Fine settimana all'insegno dei cambiamenti perché vi vorrete mettere in gioco. Inoltre vorrete avere dei momenti di passione con la persona amata. Punto Scorpione. In questo weekend di single state attenti perché potreste incontrare la persona giusta per voi. Riconoscerla non sarà difficile, ma servirà alcune resistenze che fino ad oggi vi hanno fatto rimanere senza un partner. Sagittario. Le coppie consolidate trascorreranno due giorni tranquilli. Sarà un fine settimana davvero indimenticabile. Ma anche i single potrebbero trovare la persona giusta. Evitate di rivangare il passato. Capricorno. Avrete tra le mani certe opportunità. Quindi cercate di non farvele scappare. Avrete una carica positiva che vi spingerà a non arrendervi. Punto Acquario. Approfittate di questi due giorni per risolvere alcune tensioni col partner. Se il vostro rapporto è in forte crisi cercate di recuperarlo, perché sarebbe un peccato buttare tutto all'aria. Pesci. In questi giorni avete avuto dei successi in campo lavorati, ora arriveranno anche dal punto di vista sentimentale. Nel fine settimana si apriranno spiragli molto interessanti per voi, e la voglia di amare una persona la farà da padrone.